Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi video in collaborazione con l'azienda Globeland. Si tratta di un video tutorial in cui vi mostrerò come decorare una candela. Per intenderci, una candela piccolina, confezione da 4 prese ad Ikea. Poi magari vi lascio il link del prodotto anche sotto al video. E quindi decoreremo insieme questa candela utilizzando i timbri. Quindi le stampe che farò con i timbri che ho preso nell'azienda Globeland. Partiremo quindi dalla candela per arrivare a qualcosa di carino, qualcosa di grazioso, un home decor per intenderci. Per realizzare questa candela decorata utilizzerò una stampa che mi trovavo già pronta. Dato che in passato ho fatto queste candele mi erano state commissionate insomma anche come pensierini, avevo fatto delle stampe o delle scritte sciabbi, mi trovavo un po' di materiale. Ho preso questa stampa fatta su carta velina e anche questo nostro rosso. Voglio utilizzare questo nostro rosso per decorare il fondo della mia candela, quindi questo andrà incollato, ci vuole della colla. Per fare queste stampe sulla velina ogni volta dovevo prendere appunto la carta velina o la, per intenderci non è proprio la carta velina, ma la carta modello, quindi questo foglio di carta modello, farlo aderire su un foglio A4, quindi puntarlo con dello scotch biadesivo, insomma c'era un sistema particolare perché appunto la stampante ricevesse sia il foglio A4 che la velina sopra. Trasferiva quindi la stampa sulla velina e non sul foglio A4 e poi queste sagome appunto le ritagliavo e le conservavo giusto per utilizzarle. Infatti proprio per fare queste candele, questi lavori, quello che va trasferito è proprio la carta, non è il disegno, non è una stampa, ma proprio la carta viene assorbita dalla cera con una fonte di calore. Trovo interessanti gli stampini di Globeland, quindi i timbri in silicone di Globeland, proprio perché mi evita dover stampare sulla 4 e fare tutte queste cose qui. Ho fatto delle prove e ho scoperto che con un colore, in questo caso Carioca Fabric, quindi un colore che serve per scrivere sui tessuti, le stampe vengono molto bene. Ho provato diverse marche, ma trovo che questa qua di Carioca Fabric, mi pare che si chiama così, si pronunci così, mantenga proprio bene il colore nero, mentre con altre marche magari mi risultava sbiadito. Ovviamente una volta che utilizzo il nero potrò utilizzare anche altri colori per tessuto, ma in questo caso mi va bene il nero. Ho deciso di utilizzare per abbellire questa stampa sia questa mini farfallina, e vi faccio vedere il codice di questo timbrino che andremo a utilizzare, l'ho messo già qui, questo, quindi andrò a utilizzare questa farfallina qui e di conseguenza utilizzerò anche uno dei supportini, sicuramente quello piccolino, che mi ha mandato l'azienda per potermi facilitare nella stampa sulla carta, quindi mi servirà della carta velina, quindi utilizzerò il timbro a farfalla, supporto mini, lo prendo già adesso, uno di questi mini supporti, vi dimostro il codice ma troverete tutto alla fine, e voglio utilizzare una scritta, se non mi sbaglio ho visto da qualche parte la scritta You are special, e vorrei utilizzare proprio quella da questo set di timbri in silicone, il cui codice è questo qui. Io preparo il materiale, quindi a parte quello che vi mostro serve la carta, carta modello, un asciugacapelli. Vi consiglio di utilizzare un guantone da forno e un foglio A4 quando trasferiremo la stampa sulla candela, e poi cos'altro? Voglio adornare la candela sicuramente con un nastro
Quindi nastro rosso, la colla, le forbici, serviranno le forbici perché appunto dovrò andare a tagliare la sagoma che stamperemo in seguito. E niente, mi pare che non serva altro, mal che vada ve lo dico durante la lavorazione. E in ogni caso troverete nell'info box tutti i dettagli sull'occorrente. Se siete pronti, cominciamo con il trasferimento dei timbri sulla carta modello. Quindi prepariamoci la carta modello e le forbici e cominciamo. Allora, questa è la velina, ne ho tagliato un pezzetto e dal lato ruvido vado a trasferire la farfalla. Quindi questo è il mio supporto. Levo la farfalla e la posiziono al centro con questo colore. Vado a ripassare che la migliore sia questa qui fino adesso. Vi provo un po', un altro po' per l'ultima volta. Questa trovo che sia migliore. Ok, metto via la farfallina. Ovviamente bisogna pulire sempre il timbro poi con una salviettina imbevuta o come faccio io con della garza imbevuta d'acqua. Io preferisco questa che è più porosa e riesce a penetrare un po' meglio all'interno del timbrino. Quindi riesce ad assorbire più inchiostro e non lascia i peletti o altro, comunque altre fibre. Una volta che abbiamo pulito per bene il nostro timbro, possiamo scegliere la scritta. Io credo di aver cambiato idea riguardo alla frasetta e preferisco utilizzare questa qui, aspetta che ve la mostro. Aspettate un attimo perché l'avevo messa via. Ecco qui, perché l'avevo già provata e pulita. Questa, The world is a better place with you in it. Quindi andrò sempre con il pennarello a ripassare nella scritta. Dobbiamo fare attenzione a passare proprio in tutto il timbro. Ok, adesso una ripassatina veloce. E proseguo subito con la stampa. Quindi
Questo non c'è bisogno di metterlo nel supporto perché, essendo un timbro in plastica su base rigida, si utilizza già così. La plastica funge già da supporto. Credo che sia venuta benissimo. Sì, è venuta discretamente. È bagnato qui perché avevo lavato poco fa il timbro quando ho fatto i tentativi. Lo rifaccio ancora una volta giusto perché abbia la possibilità di scegliere la stampa migliore e poi non faremo altro che ritagliare queste sagome e tenerle pronte per attaccarle alla nostra candela. Non è una cosa difficile, più che altro è una cosa strana e insolita, dato che non sempre siamo abituati a scrivere sulle candele o a stampare sulle candele. Quindi trasferiamo quest'altra scritta nuovamente e vediamo cosa viene fuori. Provo a sollevare da qui stavolta. Sì. È venuta discretamente, ma preferisco questa perché qui ci sono delle sbiaditure. Anche qui ci sono, ma sono meno evidenti. A meno che non ne faccia una terza. Facciamo così: io stacco la camera e provo a fare più ristampe in modo che vado poi a ritagliare quelle migliori. Ecco qui ragazzi, ho fatto di nuovo qualche altra farfallina perché sono un po' pignola e quindi è così. Quindi sceglierò questa prima frasetta e credo di poter ritagliare questa farfallina qui perché mi sembrano le migliori. Non è tanto un problema di timbro perché il timbro è meraviglioso, tanto l'inchiostro. Io ho il tampone, ma con il tampone il nero risultava parecchio sbiadito rispetto a questo. Vi posso far vedere qualche prova che avevo fatto col tampone e come potete notare è un altro colore, quello col pennarello viene sicuramente più un nero. Quindi preferisco la versione con il pennarello Carioca. Poi chiaramente potete utilizzare quello che più vi sembra opportuno. Io ho fatto più tentativi, ho provato diverse marche, diciamo che è stato un lavoro premeditato e sono arrivata alla conclusione che utilizzare questo colore fa riuscire la scritta con un nero più deciso. Bene, quello che devo fare adesso è proprio ritagliare. Come ho fatto con questo pezzettino, ritagliare le stampe, le sagome delle stampe. Quindi andrò a ritagliare questa mini farfallina e questa scritta. Per questo non credo sia necessario tenere il video. Mentre io ritaglio, magari lo fate anche voi e ci troviamo dopo. Bene, diciamo che la cosa più complicata da fare è stata fatta, cioè fare queste stampe. Perché adesso sarà veramente un gioco da ragazzi andarli a disporre sulla candela. Decidiamo prima come posizionarli e adesso faremo il lavoro più particolare. Allora, preferirei mettere la farfallina qui. Aiuto. E poi la scritta così. Ecco vediamo, vediamo. Prepariamoci adesso con un foglio A4, un foglio A4 oppure se avete la possibilità di avere sempre un pezzettino di foglio di carta velina. Potrebbe essere una cosa a vostro favore, dato che magari non ne avete l'esperienza, perché mi servirà per tenere ferma la candela
e io potrò vedere se i miei disegnini sono posizionati bene o se si sono messi storti. Quindi io consiglierei una velina, una carta leggera, anche la carta forno se volete, tanto quella non aderirà alla candela, ma servirà solo per mantenere le stampe attaccate ad essa, appunto. Quindi prepariamoci questo foglio A4 o una striscia di foglio in modo da avvolgere la candela e avere lo spazio per tenerla sul retro. Vi consiglio di prendere anche un guantone da forno e appunto l'asciugacapelli che sarà la nostra fonte di calore per trasferire le stampe sulla candela. Prima di tutto andiamo a posizionare la stampa di Minnie sulla candela, quindi decidiamo la posizione. Ho qui il foglio di carta, lo vado a posizionare sulla candela e stringo con la mano così, in modo da tenere ferma la carta, quindi questo fogliettino di carta che noi abbiamo, la sagoma, ecco, che abbiamo ritagliato. E con un asciugacapelli, meglio se indossate un guanto da forno, qualcosa per proteggere la mano dal calore, perché vi assicuro che brucerà. Utilizzo l'asciugacapelli e il beccuccio per poter andare quando vedrete la trasparenza della carta, allora il disegno sarà già stato trasferito del tutto. Piano piano andremo a aprire la candela e quindi la carta sarà inglobata all'interno della cera. Infatti, qui sulla carta avrete proprio il residuo di cera. Non è buono utilizzare la stessa carta per il nuovo disegnino, vi consiglio di prendere nuove strisce di carta. Adesso posizioniamo qui la farfallina e poi la scritta, quindi facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto per la farfallina. Quindi qui c'è la mia farfallina. Sempre con i colori della stoffa ho fatto qualche striscia di giallo così che richiamasse le scarpette di Minnie. E la vado a mettere proprio qui. Riposiziono nuovamente la carta e stringo per evitare che si sposti la farfalla. Quindi tengo forte. Visto? Tengo così per non farla muovere e continuo. Anche la farfallina è stata inglobata. Guardate che carina. Aspetto che si asciughi un po', perché adesso la candela è molto molto calda. E poi proseguo con trasferire la scritta qui
qui da questo lato. Ho posizionato già la scritta e la carta e posso già riscaldarla. L'abbiamo trasferita. Adesso non mi resta che adornare la candela e quindi farla diventare un vero e proprio oggetto di decoro per la nostra casa. Mi preparo adesso il nastrino rosso, quindi misuro. Allora, sono certa che qui metterò un fiocchettino, quindi mi conviene incollare l'inizio del nastro proprio qui, in modo che poi lo vado ad accavallare e a coprirlo successivamente col fiocco. Quindi intanto misuro più o meno la circonferenza della candela. Taglio e con l'accendino vado a bruciare l'estremità in modo che non si sfili. Anche se verrà incollata, vado a fare un lavoro pulito. Qui l'avevo già fatto. E adesso vado a mettere un po' di colla sulla candela. Io utilizzo sempre il mio attaccatutto universale, ve l'ho fatto vedere qualche volta, lo prendo in un negozio di ferramenta, quindi un adesivo che trovate facilmente in ferramenta, e vado proprio qui nel bordo giù giù della candela. Piano piano vado ad incollare questo nastrino. Lo faccio più basso possibile perché il piedino di Minnie verrebbe coperto e quindi io non voglio questo. Quindi mi muovo più basso possibile. Metto qui la colla ancora. E forse ho fatto un pasticcio, vediamo. No, va bene così. Tanto è ancora fresco. Qui posso alzarla ancora un po'. Io amo fare gli home decor. Ho creato per casa mia un sacco di oggetti e ne vado fiera. Perché le cose che ci creiamo da noi non sono mai come quelle che compriamo da creativa. Ovviamente mi sento più soddisfatta quando espongo un oggetto creato da me, che so che comunque essere esclusivo. Allora ho intenzione di stringerlo ancora un po', perché forse è venuto un po' troppo molle. Fintanto che la colla non asciuga, posso pasticciarla come voglio.
Già qui comincia ad essere piaciuta. Va bene, la abbasso qui un altro pochino e basta, e poi non la tocco più. Ok, io adesso la vedo bene, la metto così e aspetto che asciughi. Mentre nel frattempo faccio il fiocchettino da attaccare qui. Non è un fiocco perfetto, però va bene così. E adesso lo andiamo a posizionare qui. Quindi filino di colla. Aiuto, sono tutta pasticciata. Un po' di colla sul fiocco. E lo vado a mettere proprio qui sotto la scritta. Pare che sia messo bene così. Bene, la candela è già pronta. Poi, se volete, potrete anche attaccarla ad un ulteriore supporto oppure metterla all'interno di quelle scatoline trasparenti per essere esposte, quindi su una mensola o sulla scrivania, piuttosto, quindi per ornare le nostre case. Bene ragazzi, spero che il tutorial vi sia piaciuto. Vi consiglio di dare un'occhiata sul sito di Globeland perché trovate veramente una marea di prodotti interessanti e veramente per me è stata una scoperta e lo sarà ancora quando dovrò fare il secondo tutorial, quindi non solo una riscoperta, ma proprio un'occasione per mettermi in gioco e per poter fare dell'altro oltre che ai gioielli. Con questo io vi saluto e vi rimando quindi al prossimo video tutorial con Globeland. Ciao!